Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscita la LD di Alizée con il suo rispettivo rework e avanzamento a livello 90 e anche Bash che ha preso il livello 90 ed è stato reworkato. Ci vediamo un attimo ad aprire una piccola parentesi prima di cominciare, perché ho visto che comunque nella versione global Setzer non è uscito. Questo ovviamente qualcuno lo aveva già anticipato, perché comunque effettivamente nelle slide che abbiamo visto durante la proiezione della live della Square Enix, giustamente non era stato sottolineato che alcun personaggio avrebbe appunto preso la LD. Però non potevo immaginare né ora né mai che potessero effettivamente cambiare il calendario in questa maniera, mettendo addirittura il banner con Noctis e Shantotto. Non lo so, mi hanno spiazzato effettivamente, devo essere sincero, anche perché io avevo un altro calendario, però questo calendario a quanto pare non è stato rispettato. E quindi probabilmente i banner andranno a cambiare anche per quanto riguarderà fine mese. E non so effettivamente come gestiranno la cosa, anche perché nella Boss Rush Setzer era molto importante per arginare il problema dell'ultima wave. Ora molto probabilmente cambieranno forse la condizione dell'ultima wave, perché cioè, a parte Core probabilmente non c'è effettivamente qualcuno che possa permettere di fare oltre i 10.000 danni breveri. Quindi, comunque, vabbè, questo poi è una cosa che si vedrà al momento. Per ora lasciamo perdere, diciamo che il video su Setzer sarebbe dovuto uscire comunque, perché tanto prima o poi Setzer lo metteranno in gioco, per cui tanto vale, vi siete anticipati, diciamo, tutto il discorso riguardante Setzer. Anzi, quando appunto uscirà Setzer avrete la possibilità magari di rivedere il video che ho fatto ieri, tra l'altro, dove appunto analizziamo tutto Setzer, in modo tale da potervelo ripassare e poter effettivamente guardare meglio con occhio più critico quello che riesce a combinare all'interno del gioco. Detto questo, da un lato mi fa anche piacere questa intraprendenza del Global, perché sta dimostrando piano piano, con dei piccoli gesti e con delle piccole, diciamo, modifiche, che vuole sempre di più distanziarsi dalla versione giapponese. E questa secondo me è comunque una cosa da rispettare. Per cui, se da un lato magari qualcuno può restarci male perché segue il calendario giapponese, quindi diciamo programma fondamentalmente le sue pull e programma il suo gioco tramite appunto quello che succede nel GP, da un lato può anche essere contento, perché così come noi della versione giapponese non sappiamo effettivamente che cosa ci riserva il futuro, stessa cosa succede a volte anche nella versione global, quindi direi che non è affatto male. Comunque, chiusa la parentesi, ritorniamo adesso sulla vera versione giapponese, dove appunto abbiamo la free multi per quanto riguarda Alizée, quindi LD nuova all'interno del gioco, e Bash che invece prende il rework. Tra l'altro, piccola novità, ieri ci hanno consegnato praticamente finalmente le ricompense della versione Twitter, quindi finalmente per tutti coloro che hanno partecipato alla campagna Twitter adesso potranno ottenere le ricompense all'interno del gioco. E con queste ricompense io avevo preso anche dei ticket che ho buttato, che mi hanno fatto trovare le Lady Irvine, quindi adesso possiamo andare a vedere Irvine, possiamo andare ad utilizzare Irvine e vedere effettivamente come funziona, anche perché ne abbiamo parlato la scorsa volta in live. Mi piacerebbe tra l'altro trovare anche Alizée per poter provare anche lei e al tempo stesso provare anche Bash, quindi fare una serata praticamente su Twitch dove non ci saranno eventi nuovi, ma abbiamo praticamente la possibilità di provare tutti questi rework, di provare tutti questi nuovi livelli 90 e le rispettive armi LD. Sarebbe una serata a mio avviso abbastanza interessante. Comunque andiamo con la free multi di Alizée,
per vedere cosa troviamo. Ovviamente da orba azzurra, orba chiara, sempre e comunque ormai lo shaft è praticamente sempre più vicino. Se non fosse per quei pochi miracoli che mi appaiono dalle free o dai ticket che posso buttare off camera. Bene, singola 15 di Bash, molto molto interessante. Bella, molto bella questa free multi. Vi faccio vedere anche la LD di Alizé, che sembra praticamente una sorta di non mi ricordo come si chiama, quella che serve ai preti per tipo per battezzare le persone. Mi sembra, la forma sembra assolutamente quella. Comunque, abbiamo i classici 50 ticket che ovviamente voglio buttare sul banner perché è giusto che sia così, sperando che l'applicazione non crashi, perché da un lato spero che l'applicazione non crashi. Faremo tutti quanti i ticket singoli e gli ultimi 10 invece li facciamo a multi. Vediamo se riusciamo a beccare l'LD di Alizé. Il resto del kit ce l'ho, per cui alla fine non è un problema. Prendere soltanto l'LD da un banner come questo può risultare pesante, soprattutto se si va soltanto di ticket, perché giustamente cioè, la percentuale è pur sempre bassa. Quindi questi sono dei banner che, grazie Windows come sempre per rompermi le palle mentre sto registrando. Sì, ho capito. Niente, io purtroppo sto PC che con Windows ormai è perennemente in battaglia, quindi stavo dicendo che questi sono comunque dei banner che solitamente non presentano eventi, non presentano praticamente nulla di nuovo all'interno del gioco, soltanto appunto la possibilità di introduzione di una nuova arma e niente più. E sono tra l'altro gli stessi banner che poi nella versione global vengono modificati, come ad esempio è successo con Setzer oggi, che è stato praticamente modificato. Perché da noi era uscito appunto tramite campagna invernale, con un banner fatto appositamente per la campagna, mentre invece in global hanno prodotto, comunque hanno fatto un evento nuovo e hanno fatto un banner che comunque non c'entra niente con quello che abbiamo avuto noi nella versione giapponese, quindi una situazione completamente diversa, ma allo stesso tempo molto simile dal punto di vista di banner e di rilascio del personaggio. Ex di Alizé, Madonna, mi sono spaventato. Pensavo potesse essere la LD uscita così. Ripeto, il kit di Alizé ce l'ho, ho praticamente tutti all'interno di questo banner, quindi c'è anche la BT di Laguna, per cui è molto molto difficile poter trovare la singola LD in un banner dove si ha praticamente tutto. E diciamo questo, diciamo, è l'unico, questo diciamo è l'unico svantaggio che si può avere per un profilo comunque da veterano, mettiamola così. Cioè l'unico difetto che comunque si può avere è questo, perché capiterà sicuramente che inseriranno dei banner dove tu già possiedi tutto e sei praticamente costretto a cercare il nulla, perché comunque cercherai soltanto un'arma in un banner dove praticamente ci saranno due kit completi e addirittura una BT nel mezzo. Quindi tecnicamente Alizé in questo momento per me sarebbe assolutamente da skippare. Non ci credo. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Cioè veramente? Un'altra BT dai ticket. L'ennesima BT di Laguna dei ticket.
Cioè, oddio, sono contento perché mi sta facendo recuperare i token. Cioè, i token che fondamentalmente ho speso. Però dai. Cioè, ho trovato la BT e non la LD. Cioè, è pazzesca sta cosa. Non ha senso, è completamente fuori di testa. E tra l'altro neanche un'orba azzurra. Cioè, neanche un'orba dorata, volevo dire. Scusatemi, un'orba azzurra. Cioè, oh, un orbo dorato. Dai, almeno l'LD e siamo tutti contenti. Oh, madonna mia, che pullata. Top. Veramente, top. Finale top. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto anche Alizea. Veramente, pullata eccezionale. Cioè, veramente eccezionale. LD. BT, un'ennesima BT. Cioè, top. Ormai sti ultimi ticket buttiamoli su Shadow. Vediamo se riesco a fare. Vediamo se riesco a fare il colpaccio completo. Così Shadow a me non mi manca. Quindi. E vediamo se effettivamente riesco a portarmi tutti a casa. Gli ultimi 10, come promesso, li facciamo in multi. Gli ultimi 10 li facciamo così in multi, vediamo. Però da Orba Azzurra probabilmente non ci sarà nulla, certo. Ho preteso un po' troppo, però diciamo che prefissandomi una cifra volevo rispettarla, per cui ci abbiamo provato e basta. Amen. E vabbè. Ok, va bene così, non potevo pretendere di più. Va benissimo già così, un'ottima pullata, ad essere sincero. LD più un'altra BT va benissimo, va assolutamente benissimo. Niente, detto questo, io vi ringrazio. A questo punto vi do già appuntamento per stasera, così abbiamo la possibilità di poter provare Alizée, poter provare Bash, poter provare Irvine, vedere effettivamente come funzionano, portarli al livello 90 e vederne magari i risultati tutti quanti insieme e dare una valutazione fondamentalmente a questi personaggi. Sono tra l'altro molto curioso di provare Irvine, che reputo essere molto divertente, per cui vi aspetto questa sera e avrete modo sia di insultarmi, perché comunque un pochettino me lo merito, e avrete anche modo di vedere all'azione tutti questi personaggi in una serata sola. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me. Spero di vedervi appunto questa sera e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!